preparate da mangiare. Sì, 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 dove facciamo tutto? Tutto. Dove scriviamo, dove mangiamo, dove guardiamo televisioni, dove sediamo a mangiare, qua mettiamo il tavolo, qua fai conto se mettiamo il tavolo qua. Un po' di qui vi sedete. Corso qua sopra, non possiamo più girare nella cella. Facciamo 20 ore al giorno. Dopo 9 anni che sono dentro, ma la situazione qua ormai non c'è più la dignità. Sì, abbiamo sbagliato, paghiamo per il nostro reato, ma la dignità di detenuto su qualsiasi carcere italiano non c'è più. Nel piccolo carcere cittadino di Fermo i detenuti sono il doppio rispetto alla capienza regolamentare. Una realtà resa ancora più difficile dal pochissimo spazio a disposizione. In alcune celle da 6 non si riesce a stare in piedi tutti insieme e bisogna mangiare a turno. In quelle da 2, i cosiddetti cubicoli, non c'è alcuna separazione tra il bagno e i letti, ci si arrangia con una tenda. A parte una piccola palestra, la scuola media e un corso di informatica, a Fermo le attività sono quasi inesistenti. In questa casa di reclusione, dove molti detenuti devono ancora scontare 5 o 10 anni di pena, le ore della giornata sono lunghissime. Soffriamo il sovraffollamento, gli spazi sono ridotti anche per andare all'aria, essendo tanti detenuti non si cammina perché l'aria sarà grande come questa stanza, quindi non c'è modo neanche di passeggiare. 20-22 ore passiamo chiusi in cella. I corsi non ci sono per mancanza di fondi, praticamente non c'è nulla, a parte la palestra. Quando non c'è gli spazi, non ci sono corsi, non ci sono alternative al fatto di dover stare chiuso dentro la cella, è normale che poi nasce la sofferenza, insofferenza anche verso altri detenuti, perché non sempre puoi sceglierti le persone con cui stare in cella. Gli spazi per l'ora d'aria sono questi due cortili di cemento. Per ricavare qualche metro in più, l'unica soluzione è svilupparsi verso l'alto. Qualche spazio si potrebbe ancora utilizzare, perché se per esempio si utilizzasse il sottotetto, gli uffici potrebbero, questi uffici che voi vedete su questo piano, essere portati sopra e quindi alcuni uffici di sotto potrebbero passare dove siamo adesso. Quindi non è che è del tutto impossibile, insomma, una modifica, però è chiaro che poi dal punto di vista strutturale diventa una cosa impegnativa. L'unica speranza di ampliare lo spettro delle attività sono gli accordi che di volta in volta la direzione stringe con il volontariato. Avere una nuova aula ci sta permettendo di implementare un attimo le attività, perché ad esempio abbiamo fatto un cineforum rivolto a detenuti per tutto il periodo estivo, sempre con volontari. Poi abbiamo anche avuto un volontario che per esempio è venuto qui in palestra a dare indicazioni ai detenuti sulle modalità di svolgere gli esercizi fisici. Quindi voglio dire, le attività magari non coinvolgono tanti detenuti contemporaneamente, però non direi che sono poche, diciamo, sono proporzionate a quella che è la struttura e il personale che qui abbiamo, insomma. Come spiega la direttrice, chi vive recluso in un minicarcere come questo è meno tutelato anche dal punto di vista sanitario. Non avendo noi 100 detenuti, non rientriamo nella possibilità di avere una guardia medica 24 ore su 24. E questo tante volte, insomma, ci mette in difficoltà, perché avendo una notevole carenza di personale, soprattutto dopo le 8, quando il nostro medico interno non è più presente, l'eventuale invio di un detenuto al pronto soccorso lascia praticamente in serie difficoltà la custodia. Laddove un servizio di guardia medica 24 ore su 24 ci permetterebbe tante volte di non chiamare il 118, non far uscire il detenuto e tutto il resto.